208 assunzioni entro l'anno corrente destinate a colmare vuoti d'organico, a stabilizzare il personale e a segnare un passaggio generazionale con il ricambio di direttori di unità operative complesse e di chirurghi. L'immissione di più di 200 operatori tramite nuove assunzioni o stabilizzazioni rappresenta la più massiccia operazione di potenziamento di personale degli ultimi decenni, che si tradurrà in un miglioramento dei servizi in tutta la provincia dell'Aquila. Il piano assunzioni è stato deliberato nei giorni scorsi dal manager della ASL Tordera e avrà riflessi positivi in tempi rapidi. Saranno oltre 100 gli operatori che verranno immessi in organico tra infermieri, fisioterapisti, ostetriche, locopedisti, educatori professionali e puericultrici. Si tratta di figure essenziali soprattutto per il funzionamento dei reparti ospedalieri e di specifiche attività di riabilitazione e assistenza. Le assunzioni permetteranno di stabilizzare parte degli operatori, soprattutto infermieri, che potranno contare dopo anni di precariato sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il piano prevede anche l'assunzione di 44 dirigenti medici in 18 diverse specialità. A beneficiare di nuovo personale, come numero di assunzioni, saranno neonatologia, chirurgia, psichiatria e radiodiagnostica. Prenderanno servizio anche 39 persone tra operatori sociosanitari, assistenti e collaboratori amministrativi, nonché assistenti sociali. È un altro passaggio decisivo, poiché servirà a nominare anche i direttori dei reparti che, soprattutto a causa dell'imminente pensionamento degli attuali titolari, dovranno subentrare nella nuova gestione. Le nomine, da effettuare attraverso appositi avvisi pubblici, riguardano unità operative dislocate in tutta la provincia, dalla rianimazione all'ortopedia. Verranno assunti in totale 12 direttori di unità operativa complessa. A completare la griglia della nuova forza lavoro ci saranno 3 psicologi e un dirigente amministrativo.